Quanto è veramente redditizia la trincia semovente serie 7050i in caso di impieghi pratici intensi? Seguiteci nel viaggio di questa macchina attraverso l'Europa con la rivista Profi e la FH Köln. Penso che è un progetto altamente interessante. Noi di Colonia ci prenderemo parte volentieri. A Zweibrücken si costruiscono le trince semoventi serie 7050 per il mercato. Il mattino dopo, sul campo al PC Gerhard Feustel segna le aree da trinciare durante la giornata. Si fa tardi, il contoterzista Rainer Wagner fa visita al suo collaboratore Stefan Gassner. La vera differenza è nel getto, nella... Lasciamo la Münsterland e raggiungiamo il contoterzista Hartmut Brockmann a Salzhusen, Schleswig-Holstein. Quanto si riesce a trinciare in 24 ore qui nella nostra regione? Qui siamo nell'impianto di biogas e vogliamo eseguire un test continuo di 24 ore con la 7750i. Colleghiamo la trincia all'automezzo perché è consentito un cambio veloce durante il trinciaggio. La sicurezza ha la precedenza. Le 24 ore sono passate. Hartmut Brockmann non si aspettava prestazioni come 98,6 ettari e 3.860 tonnellate raccolte per una macchina da 625 cavalli. Fino ad oggi non siamo riusciti ad ottenere prestazioni del genere in un periodo di tempo simile. Questo vale soprattutto anche per il consumo di carburante. L'utente comanda tutto con una mano, il joystick multifunzione ha un'ergonomia molto buona, una cabina davvero confortevole che consente di lavorare in modo ottimale. Andiamo avanti. Qui i campi sono relativamente piccoli e in media non superano i 2 ettari. Qui i cervi mettono alla prova la loro velocità e saltano verso il prossimo campo. Ogni anno produciamo circa 40.000 tonnellate di foraggio, immagazziniamo principalmente il raccolto derivante da 1.500 ettari di trifoglio e da 1.000 ettari di mais. Dopo i giorni difficili con un raccolto scarso, ora si continua in Inghilterra. Nella tranquilla Cornovaglia, nota grazie alle ambientazioni di Rosamunde Pilcher, Thorsten Meyer della FH Köln e il contoterzista Kevin Haywood pianificano la giornata. Anthony Wills, che lavora a questa giornata di quanto ci aspettassimo, una buona giornata, un paio di acri. Il raccolto è stato piuttosto abbondante. La 7750 supera le mie aspettative e il consumo di carburante è stato soddisfacente. Cat con la nuova Camper 375 Plus, che consente di raggiungere velocità fino a 12 km/h in campi di orzo e frumento bagnati.